come Daniele Scalea stava dicendo, i partiti, i grandi partiti americani sono grossi comitati elettorali, all'interno di cui tradizionalmente si sviluppano gruppi che impropriamente potremmo definire delle correnti, anche se appunto non è esattamente così, ma per capirci, i quali poi si scontrano, dibattono e cercano di volta in volta di, diciamo così, esprimere il candidato che poi corre per un determinato ufficio, per una determinata carica. Questo tipo di dialettica appunto si sviluppa attraverso il processo delle primarie, processo che, si badi bene, non riguarda solo la selezione del candidato presidente degli Stati Uniti. Indubbiamente noi in Italia ci concentriamo maggiormente su quello, è anche normale, ma lì le primarie le usano sostanzialmente per tutto, per i candidati sindaci, per i candidati governatori, per i candidati parlamentari e quindi anche poi per i candidati presidenti. Il sistema delle primarie quindi ha la funzione politica di segnalare, di esaltare, quindi non mortificare, quella pluralità intrinseca al partito stesso. Una pluralità che si articola in due elementi, se così possiamo dire, che sono però strettamente correlati, cioè c'è un elemento di varietà, di pluralità sotto il profilo strettamente ideologico e c'è poi una pluralità, una varietà sotto il profilo strettamente territoriale. Dobbiamo sempre tenere presente che insomma gli Stati Uniti hanno una superficie abbastanza ampia, insomma, e anche 300 milioni rotti di abitanti. Dico questo perché l'aspetto ideologico e l'aspetto territoriale spesso e volentieri vanno di pari passo. Banalmente un repubblicano del Tennessee avrà esigenze, sensibilità, anche idee differenti rispetto a un repubblicano, che so, della California o dello stato di New York. Quindi, se noi andiamo a vedere dal punto di vista storico, dal 1980 al 2016, per esempio, il Partito Repubblicano all'interno del suo perimetro ha ospitato vari di questi gruppi in reciproca competizione. Ricorderete tutti, una volta se ne parlava spesso, dei neoconservatori che avevano una politica estera tendenzialmente interventista e tutto sommato erano abbastanza favorevoli anche ad un aumento del potere federale, i libertari dall'altra parte, che invece sono fortemente pro mercato ma sono anche fautori di una politica estera piuttosto realista, piuttosto cauta, e poi non dimentichiamo sicuramente la grande e variegata compagine della religious right, cioè la destra evangelica ma in realtà anche cattolica, perché in realtà dal 1980, dagli anni 80, molti cattolici hanno cominciato ad entrare pesantemente nel partito repubblicano, laddove tradizionalmente erano più legati al partito democratico. Quindi questo per dire che le primarie in America servono a due cose essenzialmente, e gli interventi di Daniele Capezzone e Daniele Scalea lo evidenziavano già prima, cioè favorire questo dibattito interno che è fondamentale, e in secondo luogo avvicinare il cittadino alla politica. Questo è essenziale proprio nel DNA delle primarie. Le prime primarie presidenziali negli Stati Uniti, questo non è un processo che c'è sempre stato, ma ci sono state nel 1912, ai tempi di Teddy Roosevelt, e furono proprio i repubblicani i primi ad organizzarle. Fu un mezzo fiasco all'inizio perché le organizzarono soltanto pochissimi stati, ma man mano questo processo ha preso piede. Ma perché vi cito il 1912? Non è soltanto per la data storica in sé, ma perché quello era un periodo molto particolare nella storia politica americana, era la cosiddetta età progressista, che va dalla fine del XIX all'inizio del XX secolo, quindi appunto l'epoca di Teddy Roosevelt per capirci.
ed era un'età non solo di forti riforme di carattere economico, sociale, politico, ma anche di polemica nei confronti degli establishment partitici, sia democratico che repubblicano, che erano diventati troppo forti, in alcuni casi addirittura corrotti. Quindi c'era anche il tema di una sorta di rigenerazione, se così possiamo dire, della politica. Dicevo, il processo poi si è imposto lentamente, basti pensare che il 1976 è stato l'anno in cui in casa repubblicana per la prima volta tutti e 50 gli stati hanno organizzato primarie appunto repubblicane, qui non è stato uno schioppo di fucile, ma questo è stato benefico perché ha portato nuova linfa alla politica, ha permesso ai partiti americani, che ricordiamoci hanno una storia pluricentenaria, il Partito Democratico sta arrivando ai 200 anni, il Partito Repubblicano gli manca ancora un po', ma siamo comunque su quella strada lì, e questo ha permesso appunto a questi due partiti di rafforzarsi. Chiudo con una notazione anche di carattere storico. Quello che è fondamentale negli Stati Uniti è che, e questo vale poi anche in caso per noi in Italia, è che il processo avvenga, il processo delle primarie, nella maniera più autentica possibile, perché se questo non accade c'è il problema del contraccolpo, e l'esempio voi lo avete nel 2016. Ricordate cosa è successo tra le primarie repubblicane e le primarie democratiche del 2016. Tra i repubblicani ci fu una campagna elettorale rissosissima, affollatissima, aggiungo io nel mio giudizio personale divertentissima, ma questo voglio dire, lo metto tra parentesi, e tutti i commentatori dicevano si dilaniano tra di loro, faranno una brutta fine, eccetera eccetera, nonostante l'establishment del Partito Repubblicano ci si fosse messo di buzzo buono a cercare di bloccare Trump, non c'è riuscito. Trump ha vinto la nomination e poi in polemica con quell'establishment, o comunque con una parte di esso, e poi è arrivata alla Casa Bianca. Dall'altra parte, nel Partito Democratico, le primarie di quell'anno vennero concepite come una sorta di passeggiata trionfale della signora Clinton, che quasi per diritto dinastico pretendeva non solo la nomination del partito, ma altresì la Casa Bianca. Ci fu Bernie Sanders, da cui io sono molto distante politicamente, ma devo confessare ha avuto fegato a battersi quasi a mani nude contro la Clinton e il suo potentissimo network. Vi ricordate cosa successe era luglio 2016, quando WikiLeaks diffuse, no, i famosi documenti? Cosa uscì da quelle email? Uscì che il Comitato Nazionale del Partito Democratico aveva remato contro Bernie Sanders per favorire Hillary Clinton. Risultato: la Clinton vinse la nomination, ma quando poi a novembre si arrivò a votare, molti elettori di Bernie Sanders in Michigan, in Wisconsin, in Pennsylvania, davanti alla scheda elettorale, ma che faccio, voto Trump o voto Hillary? Votò Trump, e Trump vinse anche grazie a quei pochi voti. Questo per dirvi che, e concludo veramente, attenzione, perché se non fai un processo duro, quello che vuoi, ma autentico, poi hai il contraccolpo e ti si ritorce contro tutto quanto appunto il processo politico, quindi hai esattamente l'opposto di quello che vorresti conseguire. L'esempio classico, voglio dire, sono le ultime primarie del PD, quelle per le amministrative a Roma, che è stata una passeggiata di salute per Roberto Gualtieri. Uno dice sì, vabbè, ma poi è arrivata ad essere sindaco. Sì, è arrivata ad essere sindaco, ma ricordiamoci che alle primarie hanno votato meno di 50.000 persone, quando nel 2013 furono mi pare 100.000, e poi è arrivato al ballottaggio con una, voglio dire, con una affluenza che possiamo definire ridicola. Quindi questo lo dico a livello di attenzione, perché è ovvio che questo è un processo che va, secondo me, adottato, ma bisogna stare molto attenti ad evitare appunto eventuali errori che stiamo già tra l'altro registrando in altre forze politiche italiane. Grazie.